Siamo al dojo, vi servirà il ninjutsu del burattinaio per affrontare l'ombra solitaria con la mano infida. Raccogliamo questo frammento di adamantite e mettiamoci in stealth per andare a uccidere e utilizzare il ninjutsu su questo bel ninja. La problematica principale di questo fight è che non riuscirete a togliergli una vita subito. Anche perché questo ninja sa più i danni che fa voi che quelli che prendete, che prende il nemico. Molto utile può essere la Sabimaru, poiché se entra bene tutta la combo potrebbe avvelenare l'ombra solitaria e quindi aumentare di molto la sua postura, fin quasi ad ucciderla oltre a mettergli parecchi danni per avvelenamento. Proprio vero, mi ha fatto più danni il ninja che il boss. Meno male che è morto. Quindi, la prima cosa da fare sarà cercare di deviare tutti i suoi colpi, in particolare il calcio, quello mortale che fa. Quel tipo di calcio può essere facilmente parato con il Mikiri e può quindi aumentare di parecchio la sua postura. Esattamente questo calcio che andrebbe parato col Mikiri. Quindi allontaniamoci e prepariamoci a fare questa volta il Mikiri in modo corretto. La sua barra della postura è quindi al limite e possiamo togliergli la prima vita. Proviamo ad avvelenarlo di nuovo con la Sabimaru, vediamo se siamo fortunati. Ancora niente. Principalmente lui fa 2-3 combo, un'intera combo di Sabimaru, ma neanche un po' di avvelenamento, fortunatissimo oggi. Quindi, a differenza dell'altra ombra solitaria, lui ha questa mossa, ovvero una specie di mano infida con un avvelenamento. Quello che bisogna fare è doggiare sempre all'ultimo sulla sinistra o sulla destra, altrimenti vi arriverà il veleno. In questo caso preparate comunque gli antidoti e se vi serve la fiaschetta verde. 1, 2 e 3. Al terzo sarà facile riuscire a colpirlo da dietro se l'avete schivato. Potete anche prendere i primi due colpi qui il Nigiri, dopo aver parato. Vediamo che già la sua postura è già molto alta, ma anche la mia. Quindi fate attenzione sempre alla vostra postura. Anche perché i suoi calci spezzano la postura in modo molto pesante. Ancora la sua combo velenosa. Spostatevi all'ultimo sul terzo colpo. E qui il solito calcio, ma questa volta non avevo la postura per poter fare il Mikiri. Saltate o doggiate con il tasto del Mikiri la sua spazzata, ancora. Cerchiamo di prenderlo e di continuare a stargli addosso in modo tale da riuscire a buttare giù la sua postura. Anche in questo caso ho evitato sempre all'ultimo il terzo attacco e sto iniziando a doggiare e a deviare tutti i suoi attacchi. Questo è tutto, un saluto.